Teresa Anna Pugliese non crede alla relazione tra Paola e Francesco Monte, non c'è nulla tra loro. Più di un'ora e mezza della puntata di Domenica Live in onda il 4 febbraio 2018 è stata dedicata a un talk in cui si è parlato moltissimo dell'Isola dei Famosi 2018 e non solo. Tra gli ospiti di oggi anche Teresa Anna Pugliese in studio, la ex di turno, per chi non lo sapesse è stata fidanzata con Francesco Monte, e anche tradita da lui. La Pugliese ha commentato anche quello che sarebbe il nuovo flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto che si sono avvicinati sin dai primi giorni. Tra i due ci sarebbe stato anche un bacio anche se non è chiaro se ci possa essere anche altro o se entrambi preferiscono essere solo amici. Teresa Anna però le sue convinzioni, io penso che Paola sia una bella ragazza ma credo che non abbia nessun interesse nei confronti di Francesco. Inoltre nella puntata di oggi di Domenica Live abbiamo ascoltato anche le parole di quello che fino a qualche giorno fa si considerava il fidanzato di Paola, il calciatore Matteo Gentili. Il ragazzo ha scritto una lunga lettera per la bella madre natura, che è stata pubblicata sulla rivista Di Più, raccontando quelli che erano i loro progetti per il futuro. In studio si commentano quindi le parole di questo ragazzo, che dice che avrebbe voluto avere dei figli con Paola Di Benedetto e che anche lei prima di partire gli aveva detto che al suo ritorno avrebbero capito cosa fare. Il calciatore ha parlato di una crisi ma nulla, che potesse far pensare alla fine di una relazione. Qualcuno si schiera dalla parte di Francesco e di Paola e commenta che c'è probabilmente bisogno di attaccarsi a qualcuno per andare avanti. La Pugliese ironicamente risponde, se proprio c'è bisogno di aggrapparsi a qualcuno ci si aggrappa a un albero. Non è che se io sono sola e mi manca mio marito mi aggrappo a chi mi capita. Signoretti le chiede che cosa pensi di questa relazione, perché proprio a me questa domanda, io penso comunque che lui di certo non sia sedotto e abbandonato, almeno in questa storia. Come direbbe Tina Cipollari quindi, in questa storia c'è odore di business. Teresa Anna non sa se anche Francesco stia giocando ma è sicura, che la bella madre natura voglia in tutti i modi sfruttare questa situazione.